Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Oggi è okay con un trasmettitore FM okay, che ritengo sia una delle migliori case per innovazione e ricerca tecnologica. Infatti un trasmettitore FM finalmente anche Bluetooth. Andiamo a vedere l'interno della confezione, che è formata da due pezzi che poi vi faccio vedere sia in questo momento che con un filmato durante l'utilizzo come funziona. E qui c'è un libretto anche in italiano che ci dà tutte le specifiche tecniche. Parlando proprio di prodotto, ve lo avvicino, è un misto tra plastica e metallo, o meglio la parte in metallo viene praticamente è limitata solo a questo braccio chiamato collo d'oca. Forse la cosa che ci è piaciuta meno di tutti, questo dobbiamo dirlo per sincerità, proprio questa soluzione. È comodo perché rimane sempre a portata di mano, però sinceramente esteticamente forse è l'unica pecca di questo prodotto. Che cosa possiamo fare con questo prodotto? Questo prodotto finalmente è un trasmettitore FM, quindi per tutte quelle autoradio di vecchia concezione che non hanno un Bluetooth integrato, quindi invece di buttarla nel cestino noi possiamo ridare nuova vita proprio alla vostra autoradio. Il funzionamento è molto semplice: impostiamo la frequenza su questo display e poi noi riusciamo a replicare chiamate comprese, un'altra sorpresa gradita di questo prodotto, chiamate comprese sulle casse dell'auto, proprio tramite come se stessimo ascoltando una radio. Parlando invece, entrando nel particolare, parte in plastica, cioè sulla parte superiore, parliamo proprio di parte hardware, c'è il tastino multifunzione in plastica, la rotellina per alzare e abbassare il volume, il display LED che ci dà la frequenza che dobbiamo utilizzare. Qui c'è la possibilità di spostare la frequenza, qui ci sono i tasti per andare avanti e indietro, quindi per interagire con il nostro telefono una volta collegato Bluetooth oppure tablet, iPhone, insomma l'importante è che il vostro dispositivo abbia la tecnologia Bluetooth integrata. Qui al centro, ve l'avvicino, c'è il forellino per il microfono. La parte è praticamente staccabile e questa è una comodità perché possiamo toglierlo dalla vista volendo e portarcelo dietro. C'è una calamita molto molto potente, vedete, ci vuole abbastanza, quindi nessun problema che possa cadere durante il viaggio. Poi questo collo d'oca che possiamo direzionarlo un po' come vogliamo. Sulla parte posteriore c'è una USB per ricaricare un dispositivo, massimo eroga 1 ampere, quindi è rivolto ai telefoni, ci possiamo collegare anche dei tablet, ma chiaramente la ricarica sarà molto molto più lenta. E allora, mentre vi mostro il funzionamento con questo video fatto all'interno della mia auto, noi ci vediamo tra poco. Allora, vi faccio vedere come funziona. Sono sulla una frequenza molto potente in zona qui 103,3. Vado a impostare la frequenza anche sul trasmettitore. Vedete, annulla quasi completamente il segnale. Adesso lo vado a collegare. Allora, stavo testando un altro prodotto. Lampeggia sia sulla parte laterale o LED che superiore, dove c'è il tasto multifunzione. Allora, adesso è collegato. Proviamo a sentire sempre la canzone di riferimento. Vediamo come si sente. Alzo un po' il volume. Allora, la qualità è buona, anche se c'è ancora un leggero fruscio di fondo, però insomma si riesce a utilizzare.
calcolate che può essere anche utilizzato, come detto, del video come un kit viva voce, quindi possiamo un estensore al microfono integrato in modo che anche per le telefonate si possano sentire in tutte le casse. Se devo essere sincero, non gradisco particolarmente proprio questo aspetto ora non di questa soluzione. È vero che è comodo e si può regolare un po' come vogliamo, però poi alla fine, vedete, c'è qualche difficoltà. Alziamo il volume, lo possiamo, è indipendente, quindi il telefono è un volume, il trasmettitore è un altro. Poi qui c'è il tasto multifunzione che ci permette di memorizzare anche di mandare in play, in pausa il brano, quindi andare avanti e indietro. Sentite, cambia canzone automaticamente da qui, e in più ci permette poi di memorizzare la stazione. Vi faccio sentire se... Però insomma accettabile. Dimenticavo anche una batteria integrata che permette di utilizzarlo anche da in mobilità. Questa soluzione è particolarmente comoda proprio perché possiamo collocarlo, quindi toglierlo dalla basetta e utilizzarlo anche così da solo staccato. Ritorniamo, avete visto come non ci sono particolari disturbi, almeno nell'utilizzo anche in mobilità. Il problema di questi trasmettitori FM è quando andiamo in grandi città. Purtroppo in Italia ci sono quasi tutte le frequenze FM impegnate, nelle grandi città dobbiamo spesso ritoccare, anche se l'abbiamo trovato leggermente più potente di altri trasmettitori FM che abbiamo utilizzato. Come detto, buona la qualità, AUK ci piace particolarmente proprio perché riesce a sviluppare nuove tecnologie. Noi eravamo recensendo un altro prodotto del genere, avevo proprio detto che sarei entusiasta se venisse fuori un trasmettitore FM Bluetooth, ed eccolo qui che AUK ha creato il prodotto che io desideravo. Con questo vi lascio, comunque, a parte l'aspetto estetico che può piacere o no, veramente per funzionalità e innovazione un 8 pieno per questo prodotto, dove AUK spicca sempre più delle altre case. Con questo DJ Mister 15, spero di esservi stato utile e vi do appuntamento alla prossima video prova.